Red Dead Redemption 2 è un gioco della Madonna. Sigla! E va bene, perché partiamo così? Dillo tu. Dai. Partiamo così perché tante persone faticano a seguire tutto un video. Mi rendo conto che un video di 10-12 minuti sia quasi impossibile da seguire per intero, quindi o ci si attacca al titolo o ci si attacca ai primi 7 secondi di video per tirar fuori subito un'obiezione nei commenti o nei forum. È un gioco della Madonna e non ci piove. Chiunque dicesse il contrario starebbe per forza di cose mentendo. Ora, mettiamo i puntini sulle i. Noi vi leggeremo nei commenti come stiamo facendo tutti i video e come abbiamo fatto anche in passato, solo che adesso ve lo stiamo dicendo. Ci sono i gameplay sul secondo canale, sono giocati in un modo, seguite bene, in un modo, ok? È il mio, piuttosto, modo di giocare. Lui si porterà avanti la storia su QDSS Trash in un altro modo. Mettiamola così. Io cercherò di giocare in maniera canonica e sul secondo canale vedrete il disastro. Cioè il nostro modo di giocare in coppia, che è quello di Kingdom Come Deliverance, lo riporteremo su Red Dead Redemption 2 con meccaniche ancora più divertenti, secondo me. Adesso ci arriviamo. Comunque, partiamo col dire che noi non siamo dei grandi appassionati del primo Red Dead Redemption. Io sono riuscito a giocarlo per 3 o 4 ore. Poi ho mollato perché non mi piaceva lo shooting, non mi piaceva il sistema di gioco, lo trovavo troppo lento e in parte queste caratteristiche sono rimaste anche in Red Dead Redemption 2. Però bisognava dargli un'occhiatina, anche senza hype, anche senza la fissazione di giocarlo, bisognava dargli un'occhiatina e col senno di poi siamo stati abbastanza lungimiranti. Assolutamente, si sono confermate delle cose che abbiamo detto e ribadito anche nel primo video dedicato a Red Dead Redemption 2, che magari vi linkiamo qui sotto insieme al gameplay, e addirittura c'era una piccola cosa che abbiamo immaginato, che poi vi diremo più avanti, che poi si pensa che si concretizzerà. È una speranza, ma neanche troppo effimera, tutto sommato. Allora, parliamo di quello che è il gioco pad alla mano. Io l'ho giocato praticamente di notte, sono arrivato a giocarlo di notte perché il gioco è enorme, sono 100 giga di roba e molti di questi secondo me sono file audio perché parlano di continuo, ci sono un sacco di suoni, tantissime musiche, ma tantissime musiche. Però quando per la prima volta mi sono trovato davanti il gioco ho pensato: ok, questa è tanta roba, ma proprio tanta roba, perché l'impatto visivo d'insieme è qualcosa di incredibile, è sbalorditivo. Perché oltre a essere tutto il mondo ad essere vivo, gli animali sono animati benissimo ed è una cosa che noi spesso vediamo fatta male all'interno dei videogiochi. Quante volte abbiamo detto: quell'animale c'ha il dito in culo, quello c'ha un bastone, quello c'ha un'altra cosa, sempre in culo. Ark, quante volte abbiamo detto che i dinosauri si muovessero male in Ark, perché lì erano dinosauri, era difficile traccare. Qui sono riusciti a fare il miracolo, soprattutto con il cavallo. Allora, i cavalli in Red Dead Redemption sono di gran lunga i cavalli più convincenti che abbiamo visto da che giochiamo. Stiamo parlando di un gioco che sostanzialmente punta molto sui cavalli perché sono il mezzo di locomozione per eccellenza e quindi ci si sono concentrati. Però, come ha detto Redez, non è che gli altri animali sono da meno. È tutto così. Spider-Man, grande impatto visivo, ok? Enorme impatto. Poi scendi in strada, poca interazione, la gente sembra... Sono tutti stupidi. Sono tutti rincoglioniti. Horizon Zero Dawn, oh, grande impatto visivo eccezionale, però a malapena si muove l'erba quando ci passi dentro. Qui c'è il grande impatto visivo, ma quando vai nel piccolo, nella cosa piccola, nel dettaglio, scopri che Rockstar non se ne è lavata le mani e si è messa a lavorare anche sulla più piccola delle cose per rendere l'impatto d'insieme potente anche su una cosa microscopica. Potremmo stare qua un'ora a parlarvi di ogni dettaglio che abbiamo notato, però io ci tengo a sottolineare che un cavallo con le animazioni così fatte bene, con la muscolatura, io questo stavo mettendo a piangere perché si muoveva esattamente come fa un cavallo reale, la muscolatura, ma anche da fermo, si irrigidiva e si vedevano, le vene venivano fuori. Non stiamo parlando di mera potenza grafica, ma di potenza artistica, potenza evocativa che hanno queste immagini e anche, perché no, di implicazioni a livello di gameplay, perché Rockstar è sempre stata grande
a mescolare i dettagli con il gameplay. Cioè, in questo caso, il cavallo ha un comportamento molto, molto veritiero, d'accordo? E finisce lì, li vedi, si muovono come se fossero veri cavalli. No, rompi il cazzo a un cavallo da tiro in città. Ti dà un calcio che ti spacca il fegato e ti ammazza. Lanciati al galoppo in una corsa forsennata contro un treno con il cavallo. Se lo tocchi il treno, il cavallo muore, e ci sta. Ma se prendi un palo, che cosa succede nei giochi normali? O lo eviti, o ci passi attraverso perché è invisibile, oppure ti fermi. Questo è quello che succede nei giochi normali. In Red Dead Redemption 2, che suppongo non essere un gioco normale, tu ti ci vai a piantare contro quel palo. Il cavallo, spesso e volentieri, può anche crepare per una botta così, tu vieni disarcionato e voli via. E devi sperare di non prendere una pietra di faccia, perché ci è capitato. Siamo caduti da cavallo, abbiamo preso una pietra di faccia e siamo morti. West, lo sai che c'è? C'è il treno, il puma e c'è il cesso, ma non c'è il bidè. Dietro ad un cespuglio la farai, che sulle ortiche è bello più che mai. Io ti propongo un mondo aperto, un mondo storico tra l'altro. Ti infilo in una situazione storica agli inizi del Novecento. Siamo agli albori del 1900, voglio che tutto sia perfetto a livello storico, però i cavalli volano come quelli di Skyrim. No, tutto quanto contribuisce a creare questa sensazione di realismo. Mappe gigantesche, chilometri quadrati su chilometri quadrati, e i giochi stanno facendo a gara chi ce l'ha più lunga sta mappa. Ma queste mappe, le aree di questa mappa, sono sempre quelle. Tutte le volte che ci torni, sono sempre fottutamente quelle. In Red Dead Redemption 2 tu stai nella stessa area per 3 giorni e non sembra mai la stessa area. Perché? Nebbia, pioggia, neve, la pioggia crea fango a terra, fango che prima non c'era, c'è la foschia al mattino, di notte, cambia continuamente l'illuminazione. Un po' quello che ci avevano fatto sperare con The Division. E poi, alla mano. Ha! Comunque, detto questo, detto che il gioco ci piace, eccetera, passiamo a quello che abbiamo notato che secondo noi non va. Perché come al solito noi diciamo i giochi, la perfezione è lontana. Uno dei punti più alti secondo me è The Amazing Frog. È Zelda. Ok, l'ultimo Zelda è Breath of the Wild. Ora, detto questo, cosa non ci è piaciuto in questo gioco? L'input lag. Vabbè, ormai tanto lo sapete cosa facciamo, cosa testiamo. Allora, io premo avanti. Quanto tempo ci siamo? È un secondo, ragazzi, Cioè... è abbastanza mostruoso, Un secondo dalla pressione dello stick in avanti a quando poi effettivamente il personaggio inizia a muoversi. Però come al solito ci fai l'abitudine, ce la fai in The Witcher, ce la fai anche qui. Non lo so, io non mi sono mai abituato né a The Witcher, non mi abituerò neanche fai a... Fai finta di sì, va bene, va te bene. L'hanno data ragione, anche se tutti gli altri nei commenti dicevano di no, a te l'hanno data la ragione, perché 2 mesi dopo che l'abbiamo detto il sistema è magicamente cambiato. Ed era una merda pure dopo, però non fa niente, comunque sia, il problema di questo input lag esiste ed è dimostrabile. Chi negherà questa cosa avrà la mamma puttana. Allora, 30 fps? Sì, su PlayStation 4 Pro ci sono i 30 fps. La maggior parte del tempo li vedrete abbastanza stabili, diciamo abbastanza perché per la prima volta ci è successo praticamente che il gioco si piantasse sulla PlayStation 4 Pro in maniera pesante. Il gioco di tanto in tanto lagga. Però diciamo che con questo compendio di roba che c'è a schermo, questa profondità di campo e tutto il resto, hanno fatto un miracolo. È sicuramente un miracolo. Certo, magari leggete le recensioni, c'è scritto 30 fotogrammi di roccia. No, sono in media 30 fotogrammi con... dei brutti incidenti di percorso che avvengono purtroppo, ma in media, ecco, questi 30 fotogrammi di roccia sono un frame rate abbastanza stabile a casa nostra e la cosa è sbalorditiva perché il gioco è strapieno di dettagli e non si sono risparmiati su quella che è illuminazione dinamica, niente, non si sono risparmiati su niente, addirittura il terreno mutevole che ci lasci le impronte, ma non è che 2 secondi dopo quando non guardi le impronte se ne vanno. Sparare figo, ma se lo sceriffo sa, un'altra taglia figgerà. Sparerò stronzate senza un bang,
che io la mia libertà ci tengo. Intelligenti e sono veri, sono reali, ma nel senso proprio di pesantezza del corpo, nel senso del ragdoll, finalmente un ragdoll vero, non è come a Dark Souls che te li porti appresso quei cazzi di corpi e di punto in bianco hanno peso meno uno, cioè quasi volano per l'aria, e lo sapete, io non lo, lo sapete. No. Qui ammazzi una persona ci passi sopra, il corpo non te ne viene appresso, piuttosto gli dai un calcio e poi lo sorpassi. È tutto molto vero. E questa cosa, la noti, quando spari, perché se butti giù qualcuno da cavallo, tu senti proprio il corpo che piomba a terra, senti che gli hai fatto male, e non è che lo senti solo, quel tizio sembra morto, poi piano piano si rialza, le animazioni sono tantissime, e tu non sai mai che cosa hai davvero fatto al tuo avversario. Questo è il realismo, questo è il senso di tangibilità applicato al gameplay. È molto più emozionante sparare a qualcuno se non hai la certezza di avergli fatto una cosa. In Call of Duty tu sai che quando il nemico fa quell'animazione è schiattato. Qui no, qui potrebbe succedere che il tizio si rialza. Esattamente come diceva Redez, l'intelligenza artificiale è molto buona, ma nel senso che i personaggi sono imprevedibili. Tu punti una pistola addosso a qualcuno, non sai se quello ti punterà a sua volta una pistola in faccia, non sai se inizierà a scappare, non sai se proverà a calmarti parlando. Questo crea gameplay, non è soltanto il mondo di gioco vivo. No, questo crea gameplay. E ci è piaciuto tantissimo. Ripetiamo, noi abbiamo un occhio di riguardo verso i dettagli, perché è quello che fa il contesto del gioco. E qui gli sviluppatori andrebbero abbracciati uno a uno, con una pacca sulla spalla, anche una lacrima sul viso, e avete fatto un ottimo lavoro. Però okay, posso dare un calcio nelle palle a chi ha testato il motore di gioco e non si è reso conto che c'era un secondo di lag tra l'input? Ma tanto se ne usciranno che Rockstar voleva dare quell'impressione là. Di sicuro rompere i coglioni? Allora, hai data benissimo. Comunque sia, a parte questa che è una cosa che non mi andrà mai giù, e ve lo dico da oggi, mi farà sempre cacare e fa cacare, c'è un'altra cosa da dire. Tutta questa tangibilità, questi ragdoll veritieri, questo peso che hanno i personaggi, fa ridere. Volano i cazzottoni lì dentro a quel salone, volano i cristi e le madone. Voglio un'aranciata però no, che se entro un po' ti prenderò. Come ha detto Redet, se tu ti pianti su un palo e il cavallo si blocca sul palo, magari si spezza una zampa, poverino, e tu voli in avanti facendo una capriola, questa cosa voi direte, beh, è normale che succeda questo. Ma fa ridere tantissimo, perché in un videogioco non ci sei abituato e tu ridi nel vedere il tuo personaggio cadere a terra come uno stronzo, esattamente come guardando una compilation di fail su YouTube, perché l'effetto è quello. Noi siamo schiattati di risate, ragazzi, prendeteci per persone brutte, però noi siamo morti di risate ogni volta che ci andavamo a piantare contro qualcosa col cavallo, oppure erano gli altri che si piantavano verso di noi, oppure c'avevi il carretto e quello si ribaltava. Io la prima cosa che ho fatto quando ho giocato la prima volta il gamebet, neanche 15 secondi 15 secondi dopo io stavo guidando una carovana giù per una cascata, capite? Beh, è vero. È vero. È tutto documentato? Cioè, le prime quattro volte io ho voluto testare come cadeva una carovana sotto un dirupo. Ed è bello! Sì, lo so che sembra un maniaco, ma è bello! Avventurarsi per terreni particolarmente accidentati o ripidi significa che il tuo personaggio può perdere la presa sul terreno. E scivola! Ma non scivola in maniera stupida. Muori! Muori perché se prendi una pietra in testa tu schiatti. Cioè, noi stavamo scappando via da... perché come al solito che vuoi fare, no? Stavamo 600 persone che ci sparavano. Quindi andiamocene, facciamo la fuga sul treno, che stava passando un treno. Bello, no? Spettacolare. C'era, che cazzo ne so, forse 10 metri di scivolata, che tu dici, vabbè, ce la puoi fare. Oh, siamo inciampati, perché inciampi spesso nel gioco, e siamo andati di testa su una roccia. Ovviamente siamo morti sul colpo. Una cosa che ti dà un indizio di quanto sei coglione sono le pietre, perché qui le pietre, una a una, se le tocchi, vanno giù, animate da una fisica veritiera. Quindi tu, se metti il piede in una zona strana, vedi le pietre che vanno giù e fai ma sai che è? Sto terreno non è tanto buono. Poi tu puoi fare il cretino. Però se ti prendi un pino negli occhi,
anche il cavallo, puoi scendere con una, in una discesa col cavallo, a tuo rischio e pericolo, perché potresti essere disarcionato. Il gioco da una parte diverte molto, dall'altra annoia. Eh sì, perché se è vero che un mondo così realistico ti dà tantissime opportunità di stuzzicare il motore di gioco, ti dà tantissime opzioni per quello che è magari un combattimento, un assalto, una rapina, qualsiasi cosa, dall'altro lato vive di tempi che non sono videoludici. Vive di tempi abbastanza realistici, non completamente, ma abbastanza realistici. Vive di lunghissime passeggiate a cavallo, vive di missioni che prevedono sezioni di dialogo di anche 5-6 minuti mentre non si sta facendo nulla se non premere il tasto X per far seguire al nostro cavallo il cavallo del nostro interlocutore. Qui non si fa bon ton, si fa prostituzione, pure mia mamma è un puttanone. Fanno prezzi onesti, questo sì, ma si lavano solo il lunedì. 5-6 minuti dove tu devi mantenere premuto un tasto. Voi potrete dire, ma sì, ma poi segue da solo il cavallo, visto che lo fa nella vita reale, lo dovrebbe fare anche in game, dato che, per esempio, su qualsiasi videogioco imposti il punto sulla mappa, premi e la macchina, il quad, c'ha la guida automatica anche sullo sterrato. Il cavallo, bene o male, dovrebbe reagire e seguire una persona, perché lo fa nella vita reale. No, Rockstar ha detto no, ti devi rompere il cazzo, devi avere una mano libera e l'altra sul gamepad. E anche se c'è la cinematica, la visione dinamica, diciamo, che puoi impostare mentre segui qualcuno, che è bella da vedere perché ti fa vedere gli scorci dall'alto, da basso, un po' come siamo abituati a vedere anche su GTA. Sì, sì, sì. Ok, però non puoi staccare il dito dal gamepad. E questa è una piccolezza, una minuzia, ma rispetto a tutti quei dettagli che ci hanno messo nel gioco, vaffanculo, cioè metticelo. E soprattutto c'è il fatto che comunque sia sono delle lunghe passeggiate di 6 minuti. In GTA ci sono sempre state le missioni fatte così, però in GTA non stavi così con il dito sulla X, in GTA dovevi guidare. E quindi, anche solo cercando di guidare bene senza andare a sbattere, anche solo cercando, che ne so, di battere il tuo record o di andare a 1000 all'ora, cercando di fare questo, eri intrattenuto durante il tragitto. E in GTA potevi mettere sotto qualche pedone. Voi direte, sì, certo che lo puoi mettere sotto. È la base del gioco, mettere sotto la gente. Quasi. Qui, se tu sei in missione, se gioco io è la base del gioco. Qui, se tu sei in missione, non puoi fare nient'altro che seguirla la missione. Perché qualora tu dovessi, anche in aperta campagna, ammazzare per sbaglio, così succede, no? Che ti sparte sì? Un colpo a un poveraccio, su WhatsApp si dicono tutti quanti, oh guarda che tizio ha ammazzato Caio, quindi vallo a arrestare, la missione fallisce. E questa è una cosa strana, cioè a noi è capitato in una delle prime missioni che abbiamo fatto insieme di incontrare un tizio con il carro, cioè non rotto, in realtà gli erano scappati questi due cavalli. Beh, ci hanno dato il libero arbitrio in quel caso, ci hanno detto mira verso, prova a calmarlo, dagli i cavalli, tante opzioni, no, noi gli abbiamo sparato in mente come giusto che sia. E la missione è fallita. Ora io dico, la mia missione non è aiutare quel tizio, la mia missione era andare in città a fare dei cazzi. Perché lungo il tragitto tu mi devi far credere che ho attirato l'FBI ammazzando questo tizio? Perché poi non avviene, fuori dalle missioni. Non avviene, tu cioè, sei libero di fare quel cazzo che vuoi. Cioè Jeffrey Dahmer a confronto è un chierichetto, puoi fare un disastro fuori dalle missioni, ma dentro le missioni sei veramente tanto inquadrato. Ed okay. È un peccato, un po' un peccato. Quello che diciamo, diverte a noi ed è strano per un gioco così. Però quello che poi ci fa salire l'ilarità anche è gli animali. Torniamo un attimo su, un minuto, perché io ci tengo a sta cosa, ok? Gli animali sono stupendi, bellissimi, animazioni pazzesche, un boma che ti attacca, ti fa sentire veramente la pericolosità, cosa che magari nemmeno nell'ultimo Far Cry succede, ok? No, no, no. Hai paura, ma fino a un certo punto poi sei Gesù Cristo, quindi non hai problemi a segare un orso a mani nudo o un toro, ok? Va bene. Qui c'è la pericolosità, c'è l'emozione nello scuoiare un animale, e qui sarò per la seconda volta maniaco, perché in Far Cry 3 l'abbiamo visto come si scuoia un animale, metti il coltello, tiri. In Far Cry 4 questa cosa era scomparsa, diventa loot automatico, è come se tu prendessi da una sacca magica dell'animale la sua pelle. Far Cry 5 è peggior ulteriormente la cosa, questo perché di mezzo c'era un
c'è una società per la salvaguardia degli animali. In realtà non è per la salvaguardia degli animali, è una società che si occupa di impedire alle persone di immaginare, di sognare, di ipotizzare, di uccidere un animale anche a scopo alimentare. Questa organizzazione malavitosa si chiama PETA e ha già rotto il cazzo diverse volte, rovinando dei gran bei titoli, privandoli di quello che era un elemento realistico di caccia, di pesca. Ha privato, voleva privare Far Cry 5 della pesca perché, a detta loro, era un modo per banalizzare la pesca. Mostrare l'atto della pesca banalizzava. Quando ci sono fior fiori di simulatori di pesca. Però va bene, ok. Arriva Rockstar. Oh, e Rockstar, noi lo sappiamo, ci avrà i legali con due coglioni grossi così sotto, perché di battaglie legali ne ha fatte Rockstar. Quindi ha detto, mo te lo faccio vedere io come si scuoia un animale. Vuoi uccidere veramente un animale? Ci penso io. E hanno scuoiato il direttore del PETA. Quando vai... Mario, che mi conosce da un bel po', e sa quando io mi emoziono sulle piccole cose, mi ha detto, durante il gameplay, bastardo, ha fatto, adesso facciamo emozionare Redez. Non capivo. Dobbiamo scuoiare un puma. Che cosa? Prendi il coltello, lo pianta nella panza del puma, tira fuori e poi prende la pelle e la scuoia. L'animale rimane senza pelle, così come dovrebbe essere, ma è un processo molto più lungo. Poi ti prendi l'animale, se lo vuoi prendere, te lo carichi in spalla e te lo porti sul cavallo. Dove lo metti sul cavallo è quello grondante di sangue, ti sporca pure la sella. E io le ho... Sono cose incredibili. Così come è incredibile il fatto che se il tuo cavallo si azzoppa, questa è una cosa vera, la vedrete anche nel gameplay. Il mio cavallo si era, non dico azzoppa, un'unghia incarnita, una cosa piccola. Io già gli stavo sparando in fronte perché non mi piace vedere soffrire il cavallo. Però il gioco mi fa: uccidi. E quindi c'è questa bellissima animazione di te che infili il coltello nel cuore del cavallo che stramazza al suolo. È molto bella, molto toccante, fa ridere un sacco, perlomeno a noi fa ridere, però dobbiamo andare per rimanere terza volta nel maniaco, no? Dobbiamo andare in analisi, però comunque sia, a parte gli scherzi ragazzi, queste cose è un bene che le abbiano lasciate. D'altra parte è il selvaggio West, non è il civilissimo e vegano West, è il selvaggio West. Ok, noi ci siamo dilungati tanto in questa che alla fine è un'anteprima, perché di gioco sono 60 ore, quindi ha voglia zappa, più le missioni secondarie ha voglia zappa su Red Dead Redemption. Insomma, e noi faremo del nostro meglio per magari portarvi altri video anche qui sul primo canale. Ma anche la stampa specializzata, abbiamo visto che insomma hanno portato delle analisi, ma non sono approfondite perché... Per la prima volta hanno anche ammesso candidamente di averci giocato poco, le altre volte invece tutti finivano tutte e non si sapeva come, ma vabbè. Complimenti, perché stiamo cominciando a diventare un po' tutti youtuber. Comunque, detto questo, Red Dead Redemption 2 è un gioco da avere. Cioè, è uno di quei giochi che vi fa ricordare questa generazione, esattamente come è stato per The Last of Us, che ci ha fatto affrontare il passaggio da 3 a 4, è esattamente come un GTA, è esattamente come un Horizon Zero Dawn, è esattamente come... Per la Xbox, dici? Per la Xbox c'è... Per Xbox... C'è stato... Halo 5 per la Xbox, per dire... Però comunque è un gioco importante per questa generazione, verrà sicuramente ricordato e noi speriamo segretamente, l'abbiamo già detto, che questo gioco venga un domani portato anche su PC. Piccolo leak che invece abbiamo visto potrebbe concretizzarsi nel dicembre 2019, uscirà la versione per PC. Perché Rockstar sa bene come vanno queste cose, ragazzi. Anche se voi non avete sentito del lancio sul PC, non vuol dire che Rockstar non ci stia pensando. D'altra parte, con GTA 5 hanno fatto un giochino delle tre carte, niente male. L'hanno venduto prima a chi voleva giocarlo su PlayStation 3, poi a chi voleva giocarlo su PC, poi l'hanno venduto a chi voleva giocarlo su PlayStation 4. È già un miracolo che non l'abbiano fatto uscire per Switch. Cioè, ragazzi, hanno venduto il gioco tre volte. Comunque, ci vediamo prossimamente su questo canale, sul secondo canale, sul terzo canale, sugli altri canali che abbiamo. Ah, pure YouTube Money, fra pochissimo esce.